Buonasera cari amici di Cristiani Today, buonasera amici di Rubrica Sicilia, benvenuti ormai a questo nostro appuntamento mensile con gli amici di Cristiani Today che ci vede protagonisti nella ricerca e nel far conoscere al mondo le bellezze delle feste religiose, un mix tra cultura, culto e folklore che è presente nella nostra bellissima amata Sicilia. Oggi parliamo di una festa molto particolare, una festa che mi vede anche protagonista, dato che molti non sanno, ma il mio nome è anche Barbaro. Quindi parleremo della festa di Santa Barbara di Paternò in provincia di Catania, che ha inizio il 3 novembre, ma poi culmina nei giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre, per poi finire con l'ottava l'11 dicembre. La santa viene invocata soprattutto per i temporali, per gli incendi, per le tempeste. Purtroppo che si sono verificate anche ultimamente nei nostri giorni, per cui diamo massima vicinanza alle famiglie colpite da questi fenomeni naturali, e proprio perché per ricordare che nel 1780, durante una violenta eruzione vulcanica, i fedeli della Santa portarono le reliquie nei pressi di Regalna, dove improvvisamente l'eruzione e miracolosamente si interruppe. Il culto della gloriosa Vergine Martire Santa Barbara fu introdotto a Paternò, questa piccola cittadina ridente alle falde dell'Etna, dai cavalieri teutonici nel XIII secolo. Il 22 luglio del 1576 la città di Paternò era governata dai principi Moncada, e proprio in quel fenomeno, in quel periodo storico, così come in tantissime altre città della Sicilia, vi era purtroppo una pandemia. La pandemia era quella della peste. Oggi purtroppo è un'altra. E i fedeli, i principi Moncada, per assistere a per venire incontro alle esigenze del paese, crearono due lazzaretti, una nella periferia sud, nel convento di Sant'Antonio, e l'altro nella parte nord, nel convento dell'Annunziata, proprio per permettere la cura dei malati. Infatti questo flagello ebbe proprio origine nel quartiere di Santa Barbara, oggi conosciuto come quartiere dell'Itria. Ma è successo un fenomeno molto particolare. Una suora benedettina, si trovava in uno di questi lazzaretti quando improvvisamente fu colpita da un sogno in cui vide protagonista Santa Barbara e la invocò, la supplicò di intervenire per liberare la città da questo flagello. Pochi giorni dopo la peste sparì dalla città di Paternò e questo fenomeno non passò inosservato ai fedeli, talmente che andarono dai principi di Moncada per chiedere che anche Santa Barbara fosse nominata copatrona insieme a San Vincenzo, e poi venne successivamente sostituita come santa principale della città. E anche da lì si avvertì anche il desiderio di creare una nuova chiesa per festeggiare, come sinonimo di gratitudine nei confronti della santa. E durante i festeggiamenti, infatti, oltre alle funzioni religiose, quindi alla processione del simulacro della santa, viene accompagnata dai ceretti, che sono delle varette che si distribuiscono lungo le vie della città, dove anche nelle stesse vie possiamo assistere a manifestazioni di culto, manifestazioni sportive, religiose, canore, bandistiche, proprio perché la festa, la settimana diventa, quei giorni diventano molto suggestivi per gli abitanti del paese di Paternò. Infatti, è un momento molto particolare, è lo spettacolo pirotecnico straordinario che si verifica quando la santa entra nella chiesa di Sant'Antonio il 4 dicembre. Abbiamo detto che la festa si svolge in diversi giorni, giorno 2, cioè oggi c'è il giorno delle varette che si svolgono anche nei giorni a seguire, giorno 3 invece la vigilia con l'esposizione nella chiesa delle reliquie della santa e la celebrazione dell'Eucarestia. In serata poi abbiamo l'entrata dei cantanti, che sono delle tradizioni che si svolgono da tempi orsono. Giorno 4 invece è il giorno più importante, il giorno della festa, nella chiesa appunto dove viene custodita la statua di Santa Barbara, chiesa che d'altronde festeggia anche il 4 dicembre il Dies Natalis, il giorno della sua costruzione, della sua nascita. Infatti viene salutata sin dalle prime ore con suoni di campane a non finire e con 21 colpi dei cannoni dal castello normanno di Paternò.
Di un buon mattino già i fedeli raggiungono la chiesa principale, dove alle ore 8 avviene la svelata della santa, cioè l'apertura della cameretta che contiene, che protegge la santa durante tutto l'anno e che contiene il venerato simulacro di Santa Barbara. È l'inizio proprio della festa vera e propria, il primo incontro, il grande impatto che ha con i fedeli. Di un momento molto suggestivo, ricco di emozioni, di pianti, ma soprattutto di grande gioia. È un momento soprattutto in cui quel fercolo viene inserito sulla vara, cioè questa vara di argento massiccio, insieme al busto reliquario della Santa, una vera e propria opera d'arte. Realizzata nel tempo e soprattutto anche frutto di donazioni di grandi devoti nell'arco della storia. E alle ore 10 in punto, al rintocco della campanellina del mastro di Vara, l'argento fercolo con il simulacro e le reliquie di Santa Barbara fuoriescono dalla chiesa sotto le note della banda musicale per andare tra le vie del paese, iniziare così la processione. Uno dei momenti più particolari è proprio quello del 4 dicembre, quando il fercolo, questo simulacro, si ferma davanti alla chiesa della Madonna dell'Itra, proprio la chiesa in cui già Santa Barbara veniva venerata ancora prima del miracolo della peste del 1780. E infine la festa si conclude con giorno 5, con una lunga processione per le vie della città, il cosiddetto giro interno dell'amatissima Santa. E, a 8 giorni dalla festa, l'11 dicembre, il busto raffigurante la Santa e lo scrigno contenente appunto le sacre reliquie vengono portati a spalla dai fedeli davanti alla chiesa, proprio per permettere così ai cittadini un ultimo grande saluto. E infine ritorna il 27 luglio proprio per rievocare la traslazione delle reliquie, conosciuta come la festa di Santa Barbara d'estate, proprio per rievocare questa donazione delle reliquie da parte dei giurati di Paternò e dei monaci benedettini, che è avvenuto proprio il 27 luglio del 1731. Infine, il 27 maggio, Paternò ricorda la festa chiamata Santa Barbara delle Rose, festa istituita proprio in occasione dell'eruzione dell'Etna che si è verificata nel 1780. Vi ringrazio per averci seguito, ci vedremo prossimamente per il nostro speciale Presepi. E condividete questo argomento e soprattutto con l'augurio che possiamo tornare presto con una preghiera che invochiamo a Santa Barbara e di poter sconfiggere questa pandemia mondiale. Grazie a tutti e a presto.